La domanda che ti faccio è molto semplice. Non è che l'immigrazione può aumentare lo stagno enorme in cui sarà sempre più difficile individuare il radicalizzato? Sì, quello che tu dici, la domanda che tu poni è giusta, però contiene in sé già in questo senso, voglio dire. Nel senso che è chiaro che più ne hai dentro il tuo territorio e più il rischio può aumentare. Però la domanda che io faccio è questa, fatta la premessa che tutti gli attentati che noi abbiamo avuto dall'11 settembre in poi in Occidente, compresi gli Stati Uniti e in Europa, sono stati compiuti da cittadini degli stati contro i quali l'attentato è stato compiuto. Non sono mai stati migranti che sono venuti da altri paesi. Era tutta gente che era nata lì, poi aveva origini, origini da altri paesi, però sono nati lì. Come rispondi a questo? Questo dimostra che il problema è ancora più grave. Cioè, io ho talmente rispetto dell'Islam, che un po' conosco, perché ho girato molto nel mondo islamico, sono stato una settimana ospite a casa in Sudan a Khartoum di Hassan El Turabi, fondatore dei Fratelli Musulmani, quando ero senatore consigliato, e ho avuto con lui una conversazione intensissima dove quest'uomo colto, raffinato, potente, inquietante, mi ha spiegato che inesorabilmente l'Occidente sarà colonizzato dall'Islam per una ragione demografica, che è ovvia, e una seconda ragione tipo valoriale, perché la nostra è una cultura debole mentre la loro è una cultura forte. E per rispondere alla signora Casati Modigliani, io vorrei rispondere alla signora Casati Modigliani, voglio dire una cosa: forse padre Benoît era un attento studioso dell'Islam, ma forse non ha letto bene le sure coraniche, perché in tutte le sure meccaniche della Mecca c'è scritto esattamente questo concetto. Ci sono due fatti che ci dicono che l'Islam, prima che una religione, è un colossale e rigido sistema giuridico. Non si può cambiare religione, perché fare atto di abiura vuol dire essere esposto a una fatwa di morte che non può essere e non deve essere neanche emessa da un imam, ma che qualunque buon islamico può eseguire. E soprattutto la blasfemia è un peccato che viene punito immediatamente dalla sharia, dalla legge islamica, con una fatta di morte. Ma la sharia però non è il Corano, eh? Però le sure coraniche lo dicono, basta prendere quelle meccane, dove queste cose sono scritte e non sono modificabili. Queste cose non le dico io, le ha dette il generale al-Sisi, al mufti della moschea di Al-Azhar, che è il più grande centro di elaborazione teologica del mondo sunnita, dicendo che i contenuti specifici di una religione di 1.800.000 persone non potevano essere, per quello che è scritto, ragione di terrore per gli altri 6 miliardi di uomini. Ma l'ha detto lui, che è islamico, figuriamoci noi. Vediamo allora, che noi cosa non possiamo dice... metterci di fronte a tutto questo semplicemente calando le braghe e non chiamando non le cose. Calare, però e che possiamo fare? Li cacciamo via tutti? Questa è la domanda. Perché che possiamo che fare? Dice terza, perché il fatto che siano di terza generazione dimostra che è una cultura indigeribile, o perlomeno noi dovremmo però chiedere. Però è stata digerita in tanti paesi. Lei prima chiedere. Non ha citato la Germania, ci sono 6 milioni di turchi, buona ma parte turchi, dei quali musulmani. I turchi sono una realtà un po' diversa. Però è sempre Islam, eh? Però è sempre Islam. Passati attraverso la campagna di civilizzazione di Kemal Atatürk, che ne ha fatto uno stato laico. La Turchia è una realtà diversa. Ma quello islamici. Che voglio dire è che comunque la vera grande minaccia è costituita esattamente da una cultura che non è assimilabile. Ma perché non vuole affatto essere assimilata? Vuole assimilare noi. Lo volete capire, sì o no? Cosa pensa il ministro? Prima non lo sconfiggevamo perché c'era il pazzo, e qua non lo sconfiggiamo perché c'è una rete comunque complicata. Ma io sono anche dell'idea di usare le parole bene, perché vedo il fascismo. Beh, insomma, mi sembra che Giannini sono non è d'accordo, andato delicato. No, sono d'accordo con le cose che ha detto Giannini, dalla prima all'ultima. Ma aggiungerei una precisazione rispetto allo scrittore islamico. Noi abbiamo dato questa categoria fascismo islamico. Lascerei perdere il fascismo, che è una categoria del Novecento occidentale. Cioè, l'Islam è una cosa maledettamente seria, che ha 1600 anni di storia, che sono stati tutti caratterizzati da improvvise e violente fiammate espansionistiche. Uno straordinario politologo, di cui siamo tutti un po' allievi, che è Giovanni Sartori, poco prima di morire, ha scritto una frase memorabile, secondo me. Dal 630 d.C. ad oggi non si dà un solo esempio di una comunità islamica inserita all'interno di una società non islamica che si sia integrata, che abbia potuto coabitare pacificamente, che non abbia concluso questo percorso con la conquista e la sopraffazione del luogo in cui si era insediata. È stato così sempre. Allora, se la storia ci insegna qualche cosa, e anche la fine dei grandi imperi ci insegna qualche cosa, e anche la fine delle grandi civiltà ci insegna qualche cosa, questo grande, terribile confronto geopolitico, come avrebbe detto la compianta Oriana Fallaci, tra l'Occidente, i suoi valori, la sua civiltà, la sua democrazia, la sua tolleranza, la sua estetica, i suoi gusti, i suoi concerti, i suoi monumenti, i suoi quadri, eccetera, 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 e l'Islam, è giunto a un punto nodale.
noi non possiamo fingere che non sia così. Anche se Trump va a vendere un po' di armi ai wahhabiti dell'Arabia Saudita per ragioni geopolitiche varie, questo non sposta di una virgola i termini. Noi abbiamo insediati in Occidente, segnatamente nei paesi ex coloniali come l'Inghilterra e la Francia, che hanno avuto una tradizione di rapporti molto forti, delle comunità islamiche che sono delle enclave inespugnabili oramai dal punto di vista dei valori, del controllo, della democrazia e anche della polizia.